Sì, buonasera dal Salone Internazionale del Libro di Torino. Oggi per gli utenti della stampa.it abbiamo con noi due ospiti, il procuratore aggiunto della Repubblica di Reggio Calabria della Direzione di Investigativa Antimafia, della Direzione Nazionale Antimafia, Nicola Gratteri, e il professor Antonio Nicaso, che è uno storico delle organizzazioni criminali e docente di questa materia in Nord America. L'occasione è la presentazione di questo libro, tra poco in Sala Gialla alle 19, si intitola Acqua Santissima ed è edito da Mondadori ed è la decima fatica letteraria di Nicaso e Gratteri, che hanno sempre affrontato il tema dell'andrangheta, ma in questo caso in una declinazione poco esplorata fino ad oggi, cioè il rapporto tra l'andrangheta calabrese, che è oggi la più grande organizzazione criminale italiana e leader mondiale nell'esportazione della cocaina nel mondo, con il mondo della Chiesa. Dottor Gratteri, la fotografia che viene fuori da questo libro qual è? Che rapporti ci sono e quali atteggiamenti vanno bene e non vanno bene che avete fotografato della Chiesa nei confronti dell'andrangheta? Intanto questo è il decimo libro che ho scritto col professor Nicaso, e nei primi nove libri ci sono migliaia di nomi e non abbiamo avuto mai nessun problema, nessuna denuncia, nessuna protesta. Questo libro ha toccato nervi scoperti al punto che già prima che venisse, che entrasse nelle librerie, preti, vescovi hanno preso pagine intere di giornali per protestare, per contestare questo libro. Questo, per noi invece questo libro, il senso di questo libro era un atto d'amore per la Chiesa, cioè fotografare quella che è, dal nostro punto di vista ovviamente, la realtà, cioè tra lati positivi e lati negativi della Chiesa. Noi iniziamo nel primo capitolo di questo libro a parlare di due preti dimenticati della Chiesa che nel 1862 sono stati uccisi dalla picciotteria, sono stati uccisi dai mafiosi del tempo perché questi preti si sono ribellati alla mafia. Eppure questi due eroi, i primi eroi uccisi, i primi preti uccisi dalla mafia, sono stati dimenticati dalla Chiesa stessa. Anche dopo che abbiamo pubblicato questo libro non è stata detta nemmeno una messa in suffragio di questi due grandi eroi. Noi parliamo della Chiesa positiva, parliamo di Giacomo Panizza, che è un prete che a Lamezia Terme ha occupato un bene confiscato ai Torcasio, famiglia di elite dell'andrangheta, e dove nessuno voleva andare ad abitarci, è andato lì con gli ultimi, a stare con gli ultimi, Don Giacomo Panizza. E noi parliamo in questo libro di Don Pino Di Masi, che sulla piana di Gioia Tauro si frappone fisicamente tra un gruppo di giovani che coltivano la terra sconfiscata ai mafiosi e i mafiosi stessi che vogliono riapproparsi di questa terra. Quindi non è un libro contro la Chiesa. Parlate anche di Monsignor Ferro, che, visto che siamo a Torino, è un piemontese che venne come vescovo a Reggio Calabria e che fu uno dei primi a lanciare degli anatemi contro l'andrangheta. Quindi è un libro di denuncia, ma è anche un libro di speranza, dove si raccontano storie di preti coraggiosi, non solo di preti che hanno avuto contiguità col mondo mafioso. Ecco, però c'è un altro aspetto importante di questo testo che sta facendo davvero molto discutere in Italia in questo momento e che riguarda i riti collegati alla fede cristiana, come per esempio i matrimoni, i funerali, piuttosto che le processioni. Ricordiamo che pochi giorni fa a Pasqua, alla processione di Sant'Onofrio in provincia di Vibo Valentia, c'è stato un sostanziale commissariamento della processione per i motivi che ci spiega adesso il professor Nicaso. Ecco, professor Nicaso, quali sono, perché l'andrangheta utilizza, si infiltra in questo tipo di riti e come ne trae beneficio? L'andrangheta ha bisogno di legittimazione e di riconoscimento sociale, più che legata intimamente a Dio, è devota e quindi legata ai riti e alle processioni. Le processioni danno visibilità e quindi organizzare una processione, raccogliere soldi per i fuochi d'artificio, significa poter sfilare davanti al fercolo assieme ai maggiorenti del paese, quindi a farsi riconoscere, a farsi vedere. Ed è questa la funzione delle processioni. Le processioni danno legittimità. La Chiesa per tantissimo tempo ha sottovalutato questo aspetto, ha considerato l'andrangheta come un'espressione del territorio con cui fare i conti nella logica degli equilibri territoriali. Ed invece l'andrangheta
grazie proprio al consenso sociale, grazie proprio alla legittimazione, al riconoscimento acquisito non soltanto nell'ambito della Chiesa ma anche al di fuori della Chiesa, nella politica, nell'economia, nella finanza, e riuscire a diventare un attore protagonista, un'organizzazione criminale potente, ricca, con cui molti oggi dialogano e con cui molti oggi devono fare i conti. Ecco, per venire alla stretta attualità, questo libro parla dei rapporti tra 'Ndrangheta e Chiesa e delle contiguità, dei punti di aderenza ma anche delle storie belle. Per venire, chiedo al dottor Gratteri soltanto di darci la sua, le sue considerazioni su i temi più attuali: la modifica del 416 ter che disciplina il voto di scambio politico-mafioso, è stato licenziato il disegno di legge dal Senato 2 settimane fa, e proprio sull'ultima operazione di oggi, cioè dell'arresto, che ha portato anche all'arresto di Scajola, dell'ex ministro Scajola. Dottore Gratteri, sul 416 ter lei come l'ha vista? Ma io non sono riuscito a capire qual è stato il percorso del legislatore nel poi alla fine prevedere una pena così bassa, così mite. Questo vuol dire che al netto l'indagato arrestato, se poi condannato, starà in carcere non più di un anno e mezzo o due. Noi già nella commissione Letta avevamo previsto l'innalzamento della pena per il 416 bis, cioè per l'associazione di questo mafioso, parificarla, portarla alla situazione di liquidità del traffico stupefacenti, cioè portarla da 20 a 30 anni, visto che oggi un mafioso sta in carcere non più di 5 anni. E quindi non capisco qual è stato il ragionamento, cioè perché dovrebbe essere meno grave l'accordo tra un politico e un mafioso nel comprare, nel ricevere, nel mercanteggiare un pacchetto di voti, rispetto a un mafioso che chiede la mazzetta a 10 commercianti. Mentre sui fatti di oggi, dottor Gratteri, l'arresto dell'ex ministro Scajola per la latitanza di Matacena, che operazione è stata? In pochissime battute. Ma è stata un'indagine che ha fatto il mio collega Lombardo, coordinata dal procuratore Caffiero De Rao. È durata abbastanza perché è da almeno di un paio d'anni che si inseguiva l'ex onorevole Matacena, che era latitante in giro un po' per il mondo, e quindi ha toccato più stati, e nel percorso, nel seguire le tracce, le orme della latitanza, della sua latitanza, si è visto che almeno 7-8 persone sono state soggetti attivi nel favorire la latitanza di Matacena. Ringraziamo il procuratore Gratteri, il professor Antonio Nicaso. Il libro è Acqua Santissima, tra pochi minuti è in sala gialla alle 19 per la presentazione ufficiale. Grazie ai nostri utenti della stampa.it e alla prossima video chat.